Impara a scrivere un romanzo, cari amici, impariamo a scrivere un romanzo. Ora si mettono pure Fabri Publishing, i fratelli Fabri editori, eccolo qua, vedete cari, eccolo qua, vedete? Eccolo qua, vedete? Che scrivere, vedete? Scrivere, vedete bella pubblicità? Vedete bella pubblicità, cari amici? Io ormai ne ho pubblicati tanto di libri, cioè di video sulle scuole di scrittura creativa, sulle enciclopedie, sui fascicoli per imparare a scrivere. Ricordo che cinque anni fa, pensate voi, già apparve su questa pubblica web TV on demand il video intitolato Saper scrivere con Baricco, perché già cinque anni fa, mi pare un quotidiano romano, La Repubblica, e fece uscire dei fascicoli settimanali, fascicoli che poi formarono dei volumi, e fascicoli e sotto la direzione di Alessandro Baricco. Alessandro Baricco è il direttore della celebre scuola di scrittura creativa, Scuola Holden di Torino. La Scuola Holden di Torino. Io tante volte ho già chiesto ad Alessandro Baricco di farci conoscere i nomi di tutti coloro che, dopo aver frequentato la scuola di scrittura creativa Holden di Torino, hanno poi pubblicato un libro, ma non un libro per le 7-8 mila, 10 mila case editrici a pagamento, ma un libro che so per Rizzoli, un libro per Mondadori, per Feltrinelli. Io l'ho chiesto, non mi ha mai risposto Alessandro Baricco. Ma insomma, eccolo qua. Questo è il Corriere della Sera odierno, cari amici. Oggi è sabato 28 dicembre 2013. Trasforma le tue idee e le tue storie in testi creativi, coinvolgenti ed efficaci. Poi in edicola il primo volume. Nel primo volume si parla dell'incipit del romanzo, incipit trama, però si parla anche della struttura del racconto. Il resto viene dopo il resto, viene successive uscite settimanali. La prima uscita è solo 1,99 euro, vedete? 1, però sotto ci sono scritte altre cose, sotto. Ci sono scritte altre cose. La prima uscita è solo 1,99 euro, la seconda uscita già comincia a costare 3,99 euro, poi dalla terza uscita in poi ogni fascicolo costa 7,99 euro. Però questo è scritto piccolo, capito? Piccolo. Poi mi meraviglio tanto. Ma con tutto rispetto, cari fratelli Fabri Editori, che qua siete Fabri Publishing, fabripublishing.it, www.fabripublishing.it, va bene? Eccolo qua. Beh, ma io dico, sapete che sono già usciti i fascicoli sotto la direzione di Alessandro Baricco, 5 anni fa. E che Serafino Massoni ci ha già fatto il video intitolato Saper scrivere con Baricco, e il link di questo video di 5 anni fa, Saper scrivere con Baricco, ve lo metto nel riassunto di questo video, già 5 anni fa. Cari editori, fratelli Fabri Editori, c'era già l'enciclopedia diretta da Alessandro Baricco, pubblicata dal quotidiano romano La Repubblica. Ci sono già scuole di scrittura creativa dappertutto. Come avete potuto
come avete potuto fare in questi tempi di crisi una impresa di questo tipo? Scrivere in tempi in cui poi tra l'altro c'è pure il web, c'è internet, per cui uno può scrivere per conto suo, sul suo blog scrive quello che gli pare scrive. O circa la creatività, cari amici editori, fratelli Fabbri editori, dobbiamo chiederci come facevano a scrivere Omero i suoi poemi epici quando non c'erano i fascicoli di scrittura creativa o le scuole di scrittura creativa, e Omero, poi Virgilio, l'Eneide, poi che so, Apuleio, che ha scritto le Metamorfosi, un romanzo meraviglioso, le Metamorfosi, poi come hanno fatto tutti gli altri gli scrittori di tutte quante le letterature antiche, poi via se ci fermiamo all'Italia, come hanno fatto a scrivere Giovanni Boccaccio, che ha scritto il Decamerone, come ha fatto Shakespeare a scrivere tutto quello che ha scritto, poi arriviamo ai tempi, come hanno fatto costoro a scrivere senza le scuole di scrittura creativa e senza i fascicoli di scrittura creativa, come hanno fatto tutti costoro, Dostoevsky, Joseph Conrad, il capitano di vascello, il cercatore d'oro Jack London, ma come ha fatto tutta questa gente a scrivere senza i fascicoli di scrittura creativa e senza le scuole di scrittura creativa, come avrà fatto tutta questa gente, come avrà fatto? Ma come? Poi in tempi di crisi, dopo che l'Italia, non dico l'Occidente, ma dopo che l'Italia è già invasa da scuole di scrittura creativa e da fascicoli vari di scrittura creativa, voi, non so chi ha avuto questa bella idea, uscite con queste dispense, e già 5 anni fa erano uscite le dispense del quotidiano romano La Repubblica, dispense dirette da Alessandro Baricco, che tra l'altro è anche il titolare della scuola di scrittura creativa torinese Holden, la scuola Holden, mi pare che ho dedicato dei video specifici alla scuola Holden di Alessandro Baricco, mi pare che ogni anno di frequenza costi mi pare 6.000-7.000 euro, comunque è tutto scritto. Ma cari, oggi c'è il web, uno sul web crea il proprio blog e scrive gratuitamente, dice come fa a scrivere? Uno ha già fatto le scuole elementari, le scuole medie inferiori, poi ha fatto le scuole medie inferiori, uno è arrivato a 18-19 anni e anche se non ha fatto la maturità classica o la maturità scientifica ha sempre fatto la scuola media superiore. Pensate voi quanti anni un essere umano trascorre nella scuola e non è capace di scrivere a 19 anni, poi tanti hanno fatto pure l'università. Vabbè dai, cari amici, io qua mi fermo e non lo so che successo potranno avere e queste pubblicazioni, proprio non lo so, io se fossi stato io un azionista dei fratelli Fabbri Editori, di Fabbri Publishing, se fossi stato un azionista mi sarei opposto a questa iniziativa, di certo avrei proposto qualcosa di più originale, va bene cari amici? Vabbè cari amici, qua mi fermo. Grazie se mi avete ascoltato, da tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.